Stefano Fiordalisi contro Gianluca dopo al GF VIP 7, divieto di avvicinamento. In occasione della 15 puntata del GF VIP 7, in onda lunedì 7 novembre su Canale 5. Gianluca Benincasa ha avuto un confronto con la sua ex Antonella Fiordalisi. A quanto pare le parole dette dal giovane hanno mandato su tutte le furie Stefano Fiordalisi, papà della 24enne. Sui social, il signor Stefano ha annunciato seri provvedimenti nei confronti dell'ex fidanzato di sua figlia. Il padre di Antonella Fiordalisi non ha affatto gradito il confronto tra la figlia e il suo ex Gianluca Benincasa. Il signor Stefano Fiordalisi su Instagram ha pubblicato alcune storie salvetriolo, taluni comportamenti scomposti e insensati imporranno in futuro un severo divieto di avvicinamento. In una seconda stories, l'uomo ha sostenuto che Gianluca abbia detto delle cose farneticanti. La reazione del signor Stefano è stata dettata dalle dichiarazioni fatte da Gianluca. Nel corso del confronto, il giovane ha spiegato di non essere arrivato al GF VIP 7 per andare contro Antonella. Tuttavia, si è detto deluso per come la 24enne si sia avvicinata ad Edoardo Donna Maria solamente dopo la sorpresa ricevuta da suo padre. Secondo Gianluca, il signor Stefano avrebbe spinto la figlia tra le braccia del coinquilino solamente per avere visibilità ai fini del gioco. Inoltre, Benincasa ha insinuato che il padre di Antonella non abbia mai avuto simpatia nei suoi confronti solo perché la sua famiglia non è nota nel mondo dello spettacolo. Ovviamente, Antonella Fiordalisi non è a conoscenza delle stories del suo papà. Tuttavia, in puntata la concorrente ha immediatamente preso le difese del congiunto: mio padre non mi ha mai manipolata. La 24enne ha sostenuto semplicemente di provare del bene nei confronti di Gianluca. All'interno della casa del GF VIP 7 invece, giorno dopo giorno ha iniziato a nutrire un certo interesse per Edoardo Donna Maria. Lo stesso Signorini ha riferito che parlare di manipolazione è stata un'affermazione troppo forte. Nei giorni scorsi, Gianluca Benincasa in un'intervista a Fanpage It aveva spiegato di essere il fidanzato di Antonella Fiordalisi. Stando alla versione del giovane, tra i due non era mai stato messo un punto definitivo alla liaison ma solamente una pausa di riflessione. Benincasa aveva spiegato di aver preso la decisione di comune accordo con la 24enne. In modo che Antonella potesse vivere al meglio l'esperienza all'interno del GF VIP 7. Nel vedere Fiordalisi in atteggiamenti intimi con Edoardo Donna Maria, Gianluca si è sentito un terzo incomodo. Per questo motivo voleva avere un confronto con la sua ex, in modo da capire se tra i due fosse finito l'amore.